Desktop, menu ready spend class uguale notification barra spangazzetta cherix link copia embed copiati potrebbero interessare anche questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione proprie di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità, contenuti e servizi più vicini ai tuoi gusti e interessi. Chiudendo questo messaggio, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie per le finalità indicate. Per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie o anche solo per saperne di più fai clic qui. Accetto security warning please treat the URL above as you would your password and do not share it with anyone. See the Facebook Help Center for more information. La Juventus, al netto di molto improbabili colpi di scena, non farà operazioni di mercato in entrata nella sessione che scatta dopodomani, il 3 gennaio. Allegri ha sostanzialmente escluso la partenza di Benatia, difficile che vada via anche Leonardo Spinazzola. Visto il lungo stop di Cuadrado, chi non si muove, negli ultimi giorni del 2018 si è discusso anche del futuro di Moise Kean, molto stimato sia da Allegri che da Paratici ma che, vista la concorrenza, fatica a trovare spazio. L'intento della Juventus, nonostante l'interessamento di società sia dall'Italia che dall'estero, è quello di trattenerlo a Torino. E, visto il contratto in scadenza nel 2020, tra qualche settimana il procuratore dell'attaccante, Mino Raiola, si incontrerà con Fabio Paratici per discutere di rinnovo.